scusa, hai da accendere? Oh, 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 dimmi. Ma sei impazzito? Che succede? Ma tu lo sai che l'AMTAP non ha il certificato antincendio? Ma stai scherzando, è una cosa gravissima. Tu lo sapevi che pare che l'AMTAP non abbia in regola il certificato antincendio? No, è tutto in regola. Non vi preoccupate che siamo in regola. E se non è in regola lo regolarizzeremo. No, sta in regola, vi fate voi i problemi. Noi stiamo tutti in regola. Siete voi che non state in regola. Noi non siamo in regola. Infatti lui non è regolare. E visto? Io non so regolare. Ha ragione, Aia! La sapete l'ultima? Pare che l'AMTAB non abbia il certificato antincendio in regola, sia scaduto a gennaio e solo a giugno abbia iniziato le procedure per poterlo mettere a posto. Lo sapete questo? E lo sapevate? Siete in difficoltà. Sali, Francesco. Lo sapeva, anche lei. Il fatto che non ha l'AMTAB, non ha il certificato antincendio in regola. Addirittura. Pare, noi ovviamente. Parrebbe. Adesso non te lo so dire. Parrebbe. Devo essere sincero, non te lo so dire. Sì, sincero, eh. Mi raccomando, ragazzi, perché. Chiudi che l'aria è amara. Arrivederci, mio caro. Salve. Cosa? Non riprendere qua. Perché? C'è una disposizione di non riprendere un ufficio? Io non voglio essere riprendere. È nell'esercizio delle sue funzioni, o no? Ah, e se viene qualcuno a prendere il biglietto? Problema mio, non è problema tuo. Ma voi vi interessate del fatto che l'AMTA potrebbe non avere il certificato antincendio in regola? Cioè, se scoppia un incendio qua, chi paga? Non voglio essere riprendere, punto, chiaro? No, non dipende da lei. No, dipende da me. No, se sta fuori, non devo violare la sua privacy. E lei dei soldi, mica vogliamo i suoi soldi. Fa dei soldi, Tino. Ha dei soldi. Oh, i soldi, sono soldi. Il cash. Sembrerebbe che i dipendenti AMTAB siano andati tutti quanti all'Otorino a farsi tagliare le corde vocali. Sì, perché parlano poco. Parlano poco e parlano in pochi. Ma noi, caro Tino, abbiamo la gola, lo sai, profonda. Abbiamo una gola profonda. Però questa è talmente profonda da averci dato questa informazione. E io mi auguro che sia una bufala pazzesca, perché fosse vero e fosse successo in qualsiasi altra azienda della terra, l'azienda sarebbe stata immediatamente chiusa o in fase istruttoria, non avrebbe nemmeno aperto. Certo. Perché il certificato antincendio, Tino, è propedeutico all'attività. Cioè, non è solo un fatto meramente burocratico. Quindi capisci bene che se davvero una delle più grandi, se non la più grande azienda di trasporti della Puglia, quella che drena il maggior numero di soldi pubblici all'anno, non avesse in regola il certificato antincendio, sarebbe una cosa di una gravità inaudita. Cosa c'è stato riferito, Tino? Io te lo devo dire perché lo sai che non riesco a tenermi un cece. Non riesco a tenermi un cece in bocca io. E allora ti dico che il certificato sarebbe scaduto a gennaio. E in un'azienda che lavora con parsimonia e con regolarità, anche prima si sarebbe avviato un percorso per il suo aggiornamento. E in realtà è scaduto a gennaio. Chi ne aveva la responsabilità? Un certo Pavone. Pare stia in aspettativa a fare il direttore d'esercizio a Bergamo, nell'azienda. Famosissima Bergamo Alta. Bergamo Alta e bassa, perché per il trasporto sono alti e bassi, non c'è problema. E pare che chi sovrintendesse il lavoro di Pavone, l'ingegner Ruta, nemmeno evidentemente è intervenuto o avrebbe posto riparo in tempo, perché da gennaio pare che a giugno, caro Tino, si sia intervenuti a gamba tesa per poter rinnovare il certificato antincendio. Lo ribadiamo, non è una cosa meramente burocratica. Il certificato antincendio, soprattutto per un'azienda municipale come quella di Bari, è fondamentale per l'attività stessa. E pare, Tino, che i vigili del fuoco, ai quali ci si è rivolti per mettere a posto la situazione, abbiano dato tempo
fino al 31 agosto, due mesi da giugno, per mettersi in regola e anche per dotarsi, caro Tino, di tutte le attrezzature necessarie che poi devono aggiornare questo certificato. Tant'è che sono state fatte le richieste, nel senso che l'azienda li sta comprando. Addirittura? Sì, sta comprando qualche attrezzatura richiesta in queste prescrizioni, anche se viene un po' il dubbio, Tino. Se per la burocrazia italiana che ci ammazzerà tutti, Tino, i tempi sono quelli che sono, è chiaro che diventa difficile, a meno che tu non abbia ottenere il 31 agosto la certificazione antincendio. Anche perché di questi tempi, tutti in ferie. Ma soprattutto i vigili del fuoco hanno sicuramente fatto quello che doveva essere fatto. Non possiamo immaginare diversamente. Tino, ma se all'interno del deposito dell'AMTA, per esempio, lascia perdere per un attimo i mezzi, il gabbiotto, ma un attimo al deposito dei mezzi, dove ci sono impianti di gas, pullman elettrici, dove c'è di tutto, Tino. Dove c'è il butano. Dove c'è il butano, che non buttiamo perché no, sta lì. Ma c'è qualcuno che è figlio di butano. Metti che magari esplode l'incendio. Chi paga? Paga l'autista qualunque? No, non può pagare lui. Non può essere solo lui, è sempre lui a pagare. Chi paga in questo caso? E anche perché ci sono delle responsabilità e soprattutto sono state prese delle responsabilità nel frattempo, per dire anche soltanto una tirata di orecchie scritta, perché poi il verbo vola, per dire a queste persone: scusate, ma come all'epoca delle bombe del gas che non erano state manutenute, ma è possibile che non vi siete ricordati che c'era il certificato antincendio? È possibile, e invece è possibile, perché all'AMTA, secondo quello che ci è stato riferito, pare sia tutto possibile. Ma poi c'è qualcosa, Tino, che mi fa molto riflettere. Ancora? Dopo tutto questo? Sì, ho sentito la gola profonda, una notizia che, non lo so, mi fa anche un po' amarezza. Posso dirti amarezza? Posso dirti amarezza? Amarezza, di amarezza? Amarezza, fa amarezza. Tino, pare che per esempio il capo del personale dell'AMTAB, la Paulillo, te la ricordi? Sì, quella che insieme a Vulcano diceva l'azienda interinale devi assumere questo e questo, pare che chiami il commissario giudiziario nominato alla procura dopo codice interno, no? La famosissima operazione di febbraio scorso, pare lo chiami Luca. Come la cabal? È la cabal, Luca. Eh no, sarebbe una cosa altrettanto grave, perché un ruolo così importante, Tino, che dici? Meriterebbe il rispetto anche nominale, avvocato d'amore, commissario, non Luca. Cioè Luca, un po' anche, ma io sono certo. Ma per la confidenza, lavorando dopo tanto tempo, anche se lui aveva il compito, ha il compito di affiancare il CDA, no? Per fare in modo che tutto venga fatto. Affiancando. No, gomito a gomito, affiancare, è una cosa diversa, Tino. Ma noi siamo certi che questa cosa sarà superata da uno scatto, istituzionale. Sì. Istituzionale. Io sono l'avvocato Luca D'Amore, posto qui, è un modo di dire, posto qui dalla procura, tu sei il capo del personale, tu sei il presidente e non mi chiami Luca, per dire, ma sono convinto che questo accadrà. Ma la storia del certificato antincendio è una storia veramente molto molto delicata, delicatissima. Qualcuno sente il fuoco sotto la poltrona, tanto è delicata la certificazione antincendio, la mancata. Ma come si fa? Come si fa? Io non lo so, ma l'AMTAB non è nuova a questo tipo di situazioni. Sì, certo, questa è la più, sarebbe, lo dico, lo ribadisco, sarebbe la più eclatante qualora fosse accertata la punta dell'iceberg, ma io mi chiedo effettivamente se qualcuno pagherà mai qualcosa in questa. A proposito, che fine ha fatto Vulcano? Che fine ha fatto Vulcano? Sì? Cioè, sembra quasi si sia sciolto come la lava. E mo se l'ha dato De Caro. Ho capito, ma lui mo sta là, si è visto, aveva i debiti. I colleghi l'hanno sgamato con queste cartelle pazze. Tino, io non lo so perché ci sia quasi questa cappa più umida di quando sta qui a Bari in questi giorni, fa un caldo pazzesco. Attorno alle vicende dell'AMTAB, chissà per quale motivo, ma noi siamo certo che le istituzioni competenti sapranno chiarire
questa storia e magari spiegare alla cittadinanza tutta il mancato rinnovo del certificato antincendio. Mi viene dice antincendio, Tino, non lo so perché. Non lo so perché è come la sporchizia. È come la sporchizia, mi viene da dire antincendio. Saprà spiegarci tante cose qualora fosse vero e la nostra gola fosse profonda. Comunque, ma al contrario, perdonami Tino, chiederei di smentire categoricamente questa notizia in modo tale da tranquillizzare tutti i, soprattutto i dipendenti senza ormai corde vocali, anche perché è stato pubblicato l'editto del presidente. Ah, ecco. Si ha ricordato che se parlate, se parlate ve ne andate, quindi tutti quanti con le corde vocali italiane non parlano più, non scrivono più, non fanno niente. Noi abbiamo perso tutto dall'AMTA, tranne le gole profonde, che quelle restano. Però direttore, ti posso proporre, è appena arrivato l'autobus per andare al deposito. Per andare al deposito? Secondo il numero 7... No, perché, no, io vorrei chiedere, dove vieni, vorrei chiedere, non riprendere lui perché sta lì con i soldi, no? Con i soldi, quindi no, non lo riprende con i soldi. Ma l'ipotesi che non avete in regola il certificato antincendio è qualcosa che vi è stata riferita, lo sapete? Allora è vero che vantaggiate le corde vocali, cioè proprio niente, e ce l'è detto, non potete parlare se no venite licenziati, io lo capisco, tant'è che non parlano con la stampa, con Antonio Lacorte principalmente, ma con la stampa non parlano perché altrimenti vengono licenziati. Resta il fatto che ci piacerebbe, insieme a tutti i pendolari, a tutti gli utenti dell'AMTAB e ai dipendenti dell'AMTAB, ci piacerebbe sapere se è vero che l'AMTAB non ha il certificato antincendio in regola. Un attimo, quando vado alla bagna adesso. Sì, vada. Magari la raccolga, perché fa bene per l'antincendio, dovesse succedere qualcosa, abbiamo almeno un poco d'acqua, sta. Tino, sto cominciando a sudare, il caldo sta diventando tanto e noi vorremmo chiarimenti rispetto a questa situazione. Per ora e solo per ora. Tino, non mi rimproveri più. No, perché ti devo rimproverare? E tu mi devi rimproverare, mi devi dire scusa, perché non vai lì a chiedere, come fanno tanti? Vai lì a chiedere. A parte che tu dovresti venire con me. Perché? Ma è perché tu ti la telecamera, tu hai la telecamera. Vai lì a chiedere. Ma perché Tino, che cosa vuoi che ti dica uno che ha dimenticato o che, non lo so, per sciatteria, per dolo, per non lo sappiamo cosa, non ha rinnovato il certificato antincendio strategico per la propria azienda? Che cosa deve dire? Ti stavo dicendo apposta di prendere l'autobus per andare a deposito. Magari fa una cosa scritta. Scrivi. Una bella poesia da scrivere. State buoni.